campionato finito già ormai. Prima gara, alla sera è arrivato solo, come è andata? Bene. Benissimo. Ottimo. Bene. Ottimamente. Beh, tu che mi dici di questa tua Coppa Sila? Sono contentissimo, perché siamo riusciti a portare la macchina dove volevamo. Anche se ancora manca qualcosina, abbiamo sviluppato un po' dopo Luzzi, vedendo quello che era stato fatto prima, e i risultati si sono visti. Ora vediamo per l'anno prossimo cosa... Sono comunque soddisfatto, ringrazio gli sponsor, Unipulsai. Che vi facciamo vedere, eccoli qua. Unipulsai di Fabrizio Falco, sono dei grandi. The Apartment, Studio Elda. Andiamo a riprendere. Eccolo qua. Il negozio di mia madre, la MTR, che è la nostra scuderia che stiamo creando adesso con questi giovani. Sono contento così, ringrazio tutti. Bene, grazie, ciao. Club Progresso, classe 2000, terzo all'arrivo, Pianello Pierpaolo, il Cosenza Corsa. Secondo classificato, il suo esordio, Gianfranco Sette. Ma si prende una grande rivincita sul Peugeot 206 RC, sempre del Cosenza Corse, Stefano Medaglia! Stefano, ti puoi sistemare sul podio, uno destra e sinistra. Grazie ragazzi. Allora, andiamo con la classifica assoluta. Abbiamo decimo assoluto per Cosenza Corse sul Peugeot 206 RG. Chiamiamo Medaglia Stefano. Sia la prima di una lunga serie di coppe della sola. Non te ne andare, aspetta che poi faccio la foto di gruppo. Su Fiat.evoabart. Non assoluto, chiamiamo Aquila Antonio. Ancora su Citroen Saxo QTS, sempre con presenza Corse, ottavo assoluto,
Vogliamo Arduino Eusebio. Arduino. Allora, Arduino Eusebio vede un premio particolare che non è di un ottavo assoluto, ma il trofeo della Mura, riservato all'ottavo assoluto. Grazie. Sul Romeo 147, settimo assoluto, Cosenza Corse, Magri Salvatore. Un applauso per Salvatore Magri. Quante volte si è venuto la Coppa Sera? Dimmi. 10, 20. Grande alpista. Bene. Sì, assolutamente sì. Su Honda Civic Type R del Cosenza Corse, sesto assoluto, Daniele Longo. C'è un trofeo particolare, il trofeo di Benedetto, riservato al sesto assoluto. Andiamo avanti. Sul Renault Clio Leo Racing 46, il trofeo Serra. Vogliamo Gabri Driver. Specifichiamo che l'assegnazione dei trofei è voluto dalle persone, dalle famiglie che l'hanno istituito. No, la foto consigliata del trofeo, che si è fatto. Continuiamo a salire su RS Plus. Nicoletti Leonardo, quarto assoluto. Su Porsche GT3 Cup della Fasano Corse, splendido terzo assoluto, vogliamo ritirare il trofeo Misasi, Francesco Leo Grande. Bene, stiamo arrivando in vetta su Rosella P21 Junior, secondo assoluto, andiamo di nuovo Dario Gentile. Foto di rito. Adesso ci vorrebbe per questa persona che sto chiamando veramente una ola. Su E2SC 2000 è arrivato a parco chiuso e non conosceva il risultato della gara. Su Osella via 21S del Cosenza Corse, dov'è? Fuscaldo Antonio, primo assoluto della 40esima Coppa Sina. Ritira come primo assoluto il trofeo Domenico Scola e premia Emilio Scola. A favore di là, a favore di telecamere. Allora, Antonio, non devi andare perché faremo una foto di gruppo. Antonio, allora, lo so che ti stai emozionando, vai. È una la tua prima vittoria assoluta, chi la vuoi dedicare? Grazie. Gli amici del mio piccolo. Grande, grande, grande. Allora, vai a prendere. Vieni con me, vai sul podio. Oh, il podio non c'è niente al centro. Ok. Sistematevi. Ok, perfetto, qualcuno che... Ok, perfetto, abbassatevi giovani. Signori, questo è il podio assoluto dei primi 10 classificati della 40esima Coppa Sila.